Fatta, ragazzi, è fatta, è da pochissimo uscita la notizia. Frattesi ad un passo dell'Inter, mancano solamente gli accordi ufficiali, quindi notizie bla 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 e tutte queste cose varie, ma ormai Frattesi è a tutti gli effetti un calciatore dell'Inter. Come vedete, ragazzi, non sono nella mia solita stanza, sono in macchina, però ovviamente le notizie di calciomercato, soprattutto dell'Inter, non mancano mai. Ragazzi, un colpo incredibile dopo che abbiamo perso Brozovic e Gagliardini, che sappiamo benissimo, non Gagliardini, ma Brozovic, sappiamo bene quanto è un calciatore fondamentale per l'Inter, o almeno era un calciatore fondamentale, serviva a rimpiazzarlo nel migliore dei modi. Diciamo che negli ultimi giorni si diceva che la pista Frattesi si fosse un pochino, diciamo, raffreddata, in quanto il Sassuolo chiedesse 30-35 milioni e l'Inter stava mirando verso Samardžić. Ora non so se Samardžić sarà sempre un obiettivo, se è sfumato, se non verrà più, se magari col tempo potrebbe anche, diciamo, avviarsi questa trattativa. Però, ragazzi, l'importante è aver preso Frattesi. L'Inter intavola una trattativa con il Sassuolo con un prestito con obbligo di riscatto vissuto a 25 milioni più il cartellino di Mulattieri. Comunque, secondo me, ragazzi, è un colpo, cioè è una cifra giusta. Alla fine, ragazzi, Mulattieri vale sui 5 milioni all'incirca, quindi comunque stiamo andando a pagare Frattesi 30 milioni, anche perché, ragazzi, tu non lo paghi quest'anno, ma l'anno prossimo lo dovrai pagare. Non è un prestito con diritto, cosa, è un obbligo, quindi tu prossima stagione, quando il campionato finirà, devi dare 25 milioni più Mulattieri al Sassuolo. Secondo me, ragazzi, cifra spropositata, diciamo di no, ma non è sicuramente neanche un prezzo basso, perché ripeto, comunque tu alla fine, calcolando i 25 milioni più il cartellino di Mulattieri, stai andando a pagare Frattesi praticamente 30 milioni, che non sono per nulla pochi. Secondo me la cifra giusta per Frattesi era 20-25 massimo, tu l'hai pagato secondo me 5 milioni in più rispetto a quello che potevi pagare, però sappiamo bene che quando le squadre devono vendere all'Inter fanno prezzi esorbitanti, quando dobbiamo vendere noi, diciamo che i prezzi vengono sempre un po' pompati. Per quanto riguarda il giocatore, ragazzi, a me piace tanto. Comunque con il Sassuolo quest'anno ha fatto molto bene, anche sappiamo bene anche da un punto di vista fantacalcistico. È un giocatore molto giovane, se non mi sbaglio c'ha 24-25 anni Frattesi, italiano, agile, molto agile, bravo sia a fare assist che a segnare, però quest'anno comunque è stato molto più bravo a segnare. Fatto sta che comunque ha detto anche nel ritiro della nazionale che vuole imparare da Barella a fare assist, perché ragazzi sappiamo bene che Barella a fare assist è uno dei migliori in Europa, e secondo me Frattesi da lui può solamente che imparare. Ragazzi, diciamo che la mia opinione sul calciatore è più che positiva, ripeto, non voglio essere ripetitivo, però secondo me il valore, diciamo, ciò che noi abbiamo speso per Frattesi è un po' troppo elevato. Ripeto, io l'avrei pagato 20-25 milioni, però alla fine ci può stare. Tu, tra l'altro, per adesso non lo paghi, lo dovrai pagare la prossima stagione. Vediamo come farà la prossima stagione. Secondo me, nonostante tu prendi Frattesi, un altro centrocampista hai bisogno, non dico un top, ma anche qualcuno comunque che ti tappi un po' il buco lì, perché ricordiamoci che tu quest'anno hai perso due centrocampisti, non ne hai perso uno ma due, Brozovic e Gagliardini. È vero che Gagliardini conta come un malus, però vabbè, ci sta. Alla fine, da un punto di vista numerico, lo devi andare a rimpiazzare. Vedremo se l'Inter, dopo aver preso Frattesi, si sposterà, quindi non penserà più a Samardžić, o se comunque proverà a tentare il colpo, anche perché l'Udinese chiede 10-15 milioni, che non sono per nulla pochi. Ragazzi, a me il calciatore piace tantissimo, però dovremmo vederlo all'opera. Secondo me, da un punto di vista proprio di formazione, potrà benissimo prendersi il posto da centrocampista con un centrocampo a tre con Brozovic, con Barella, Çalhanoğlu e Frattesi, con Mkhitaryan che fa il panchinaro ma può benissimo fare anche il titolare. Quindi ripeto, un centrocampo molto duttile con i calciatori che si possono interscambiare alla perfezione. Voi, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che voto date da 1 a 10 a questa operazione di mercato da parte dell'Inter, da un punto di vista di qualità e prezzo, perché ripeto, il giocatore è forte, il prezzo secondo me è un po' troppo elevato. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate, da un punto di vista di rapporto qualità-prezzo. Lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo con un prossimo video. Bella!